un'enorme soddisfazione e un orgoglio per tutta la città vedere questo giovane compaesano, un nostro carissimo amico gaetano che è cresciuto nella nostra città e che si è affermato in questo modo in ambito ormai mondiale, un talento assoluto del calcio. E devo dire che questi risultati che lui oggi sta conseguendo sono fondamentalmente nient'altro che il risultato di un grandissimo impegno, di una dedizione e di una forma mentis che lui ha costruito negli anni da appassionato di calcio insieme al papà Rosario, che è stato anch'egli un calciatore e che quindi oggi viene premiato giustamente e riconosciuto come uno dei veri talenti del calcio mondiale. Siamo felicissimi naturalmente anche per queste sue prestazioni che hanno consentito all'Italia di raggiungere ormai i quarti e siamo tutti a tifare per l'Italia perché possano arrivare fino in fondo a questa competizione mondiale. Ci parla un po' della famiglia di questo ragazzo? Ma io ho la fortuna di avere praticamente un rapporto di amicizia ormai trentennale con la famiglia, con Raffaella, la mamma, con Rosario, il papà, Cristiano, che come dicevo è stato già un calciatore importante per i tempi in cui lui ha giocato. Abbiamo un rapporto di amicizia che, ripeto, è ormai consolidato negli anni, ci frequentiamo quasi quotidianamente, ma anche con Gaetano, che insomma è coetaneo di tutti i nostri, della cerchia di amici che, insomma, con cui solitamente, e devo dire sono persone veramente straordinarie, perché in ha secondato il figlio in questo suo sogno che oggi si sta coronando con sacrifici, perché lui è naturalmente andato via di casa da ragazzino con tutto quello che questo ha potuto comportare per la famiglia, per lui stesso, ma questo, diciamo, desiderio di Gaetano di giocare al calcio e di farlo poi così bene ha fatto sì che sia il papà che la mamma, ma anche la sorella, persone veramente molto semplici, molto umili, che hanno fatto sì che con l'aiuto e il sostegno anche morale del papà, proprio diciamo del sostegno quotidiano in tutti quegli allenamenti che ha fatto da quando era praticamente piccolissimo, questo sogno si potesse realizzare. Chiaramente la nostra è una comunità in questo momento in festa. Avere e sentire questi riconoscimenti che vengono da commentatori, da giornalisti in ambito mondiale, diciamo così, di questo nostro giovanissimo, di questo carissimo Gaetano, è un motivo di grandissima soddisfazione, di orgoglio, di piacere, quindi insomma c'è tutto un fermento di felicità